Ciao ragazzi, come va? Vedete, questa è la vista dal mio balcone di casa. Questo è un vialetto privato dove noi arriviamo con la macchina. Questa è la mia chicca, vedete? Lei si chiama chicca proprio, eh? Camper ancora dobbiamo vedere. E dove parcheggiamo, poi c'è il portone sotto e saliamo. Vedete? Ora vediamo se riesco a farlo, se lo riesco a ingrandirlo. Allora, ok, esattamente qua sotto, qui, praticamente cosa c'è? Siccome qui c'è una colonia felina, da queste parti non so esattamente, ci sono alcuni gatti randagi che gironzolano qua sotto. E sono comunque sterilizzati, eccetera, eccetera. E quindi, siccome noi amiamo i gatti, quindi ci piacciono, li amiamo. Cosa facciamo? Anzi, mia moglie cosa fa? Tutti i giorni scende e porta da mangiare a questi gatti. E proprio sotto quel punto che vi ho fatto vedere, noi mettiamo le ciotoline, ci mettiamo da mangiare tutti i giorni, eccetera, eccetera. E oggi abbiamo trovato, praticamente mia moglie ha trovato con mia figlia mentre sono scesi a portare da mangiare agli altri gatti che sono già grandi comunque, e siamo usciti fuori con questo. Na 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 na, na 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 na. Un sorcetto peloso. Mau. Dai, dai, fai mau. Saluta tutti gli amici del canale. Mau. Dai, fino a mo piangevi. Eccola, avete sentita? L'amicetta. L'amicetta. E di là, mo vi faccio vedere. Vi faccio vedere. Tan 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 tan. Io disse Kung e Kung fu. Eccola qua, questa è Stellina che gironzola e scappa dal gattino nuovo perché lo vede come una presenza. Dice cos'è, cos'è? Invece l'altra miciotta, esattamente Birba, dove si trova? Eccola qua, ma vi faccio vedere. Scusate, abbiamo appena finito di mangiare. Vi faccio vedere dove si trova. Guardate, guardate, sul divano, guardate come soffre, guardate. Oh, guardate come soffre. Vedete? E ora hanno questa new entry e che terremo, adesso chiameremo una nostra amica veterinaria per farla controllare, perché noi abbiamo una carissima amica nostra che fa la veterinaria, che è cominciata così la nostra amicizia, facendogli fare la visita alle micie queste grandi, e poi siamo diventati amici noi. Va bene ragazzi, vi aggiornerò prossimamente. Questo, guardate, tutte le cose che ho comprato per il camper, tutte ammucchiate qua, che devo vedere il cuscino che devo rifare. Che poi, prima o poi, prenderemo questo camper. Va bene ragazzi, a presto, ciao ciao! Ragazzi, guardate oggi mia moglie cosa ha trovato qui sotto casa nostra. Un sorcio. Praticamente, non un gatto, un sorcio. Faccio vedere la luce. Infatti, Kirby? senti, vuoi la ricotta di mucca o la ricotta La mucca mista, di ricotta. mucca e pecora? Mucca e Vedete? pecora è Abbiamo un po' fatto più una saporita. cuccetta Mucca e pecora. improvvisata con la scatola della pentola a pressione. Abbiamo messo
un pupazzetto, uno zecchiotto, un Ah, bello cagnolino, non so cos'è, che così non si sente sola. E una copertina in file per farla stare un po' più morbida. Sapete? È il terzo gatto questo. Immaginate il camper con 4, 3 dinosauri, una persona normale, normodotata e 3 gatti. Che spettacolo! Meglio tre gatti che tre figo come noi. Però poi mi devo comprare quelli. Avete presente quelli americani lì a Pullman? Tanto ce l'ho la patente per guidarli. Concordo. Quelli proprio grossi da milioni di dollari. Che se no lo spazio fra un po'. Cina, mo c'ho lo stesso problema di Camper Jobs, ovvero come cazzo la chiamiamo? Sempre ammesso che sia femmina pure questa.